Oggi siamo qui perché abbiamo ricevuto il passaparola da parte di varie associazioni per ritrovarci e protestare contro una manifestazione omofoba organizzata da queste sentinelle che agiscono in silenzio, si fermano in piazza, leggono un libro, manifestando contro la legge passata alla Camera, pensata appunto per contrastare il fenomeno dell'omofobia. Oltretutto queste persone protestano contro una legge che ha poca validità in Italia, perché appunto attraverso l'emendamento Gitti, largamente votato dal PD, questa legge invalida praticamente il contrasto all'omofobia, quindi mi chiedo proprio per cosa stanno manifestando. La invalida perché una persona singola viene diciamo punita tra virgolette se esprime un parere contrastante o discriminatorio contro una persona omosessuale o trans. Invece se questa persona esprime questo parere discriminatorio in gruppo non gli può succedere assolutamente nulla. Quindi questo emendamento permette alle persone di riunirsi, di creare associazioni omofobe, come già ce ne sono tante, per appunto esprimere con violenza verbale e talvolta anche fisica un odio che non ha senso di esistere nel 2013. Nel momento in cui il resto del mondo sta approvando matrimoni e adozioni estese alle coppie omosessuali, lesbiche e gay, in Italia ancora non c'è niente, la gente ancora protesta contro una legge che dovrebbe andare a difendere i diritti basilari di una persona. Crediamo che una protesta del genere non abbia senso di esistere, perché lede la nostra di libertà, lede la libertà di tutte le persone omosessuali che ogni giorno devono battersi con i propri genitori, con la propria famiglia per cercare di sopravvivere in una società omofoba, e questa omofobia viene appunto acuita da persone come queste che poi parlandoci viso a viso, quando è possibile, perché molti rifiutano addirittura il dialogo mettendo un muro, si scopre che dell'omofobia appunto non sanno niente, non sanno dei suicidi dei ragazzini di 21 anni che si buttano dai palazzi, non sanno di Andrea, il ragazzino romano che a settembre dell'anno scorso si è impiccato con una cravatta. Ecco, tutte queste morti io mi auguro pesino sulle loro coscienze, perché la loro è omofobia e noi non togliamo a loro, la legge Mancino che prevede l'aggravante contro l'omofobia non toglie a loro nessun tipo di libertà, vogliamo solo dei diritti civili e una protezione da parte dello Stato che finora non abbiamo. No, attenzione, chiediamo ad una sora, chiediamo di usare...